felice di essere stato rieletto in questo 10° congresso della FIM Circa Calabria. Siamo stati bene in tutta la giornata, organizzata alla perfezione, e ha trovato l'obiettivo di ricreare armonia tra i dirigenti dei metalmeccanici, dando forza a quello che è stato il lavoro svolto fino ad oggi. La programmazione che ci diamo come metalmeccanici della Calabria è una programmazione che vede sicuramente quello di dare una parità e far riconoscere i diritti a tutti i lavoratori, una parità per il lavoro che fa il lavoratore e per il salario che percepisce, e nello stesso tempo, così come noi diciamo in più parti, la necessità che sia fatta una campagna di formazione, una campagna di conoscenze per dare ai lavoratori competitività, professionalità e far sì che le aziende possano essere aziende che esportano proprio il modello della professionalità. Vogliamo una Calabria nuova, le università e le scuole e soprattutto gli ITS, gli istituti tecnici superiori ci possono dare la mano qualificante, e noi dobbiamo essere il braccio che percepisce questa professionalità, questa indicazione per valorizzare la persona, l'uomo, il lavoratore. Io ringrazio tutti voi che mi avete votato come segretario, e naturalmente per dare continuità e creare i presupposti di migliorare, di rafforzare e di consolidare quello fatto fino ad oggi, nei prossimi 4 anni, ripropongo per la segreteria a Pino Grandinetti e Chiarolla Giuseppe.
Oggi è stata una giornata importante per il sindacato dei metalmeccanici in Calabria, perché abbiamo tenuto un congresso importante in un momento di grande cambiamento. Il lavoro sta cambiando anche in Calabria e soprattutto abbiamo lavorato oggi per rilanciare questo territorio rispetto al settore metalmeccanico. Noi dobbiamo realizzare in Calabria un riscatto metalmeccanico, cioè riuscire a far sì che l'industria metalmeccanica spicca e possa essere valorizzata, possa essere considerata anche tramite la nostra contrattazione. È stato un congresso importante perché abbiamo appunto delineato dopo il PNRR quelle che sono secondo noi tutte le attività che devono essere rilanciate, la contrattazione aziendale, le alleanze sociali, la possibilità di dare al lavoro metalmeccanico un lavoro giusto, che è lo slogan del nostro congresso, fare un lavoro giusto. Andare verso un lavoro giusto è l'unica cosa per cui serve il sindacato. Il sindacato oggi è molto popolare perché riesce a dare risposte ai bisogni delle persone, ma non dobbiamo demordere, noi vogliamo crescere. Questa è una realtà sicuramente di frontiera, molto particolare, ma noi pensiamo che ci sono molte potenzialità perché l'industria metalmeccanica nei prossimi anni possa aumentare le proprie capacità occupazionali, dare risposte alle crisi e soprattutto riuscire a realizzare un lavoro per le persone. Noi curiamo molto le persone che lavorano, questo è il nostro slogan, il nostro obiettivo, e penso che oggi è stata una giornata importantissima di sindacato che guarda al futuro, che guarda con ottimismo, un sindacato non populista ma popolare.